Il Parco della Rimembranza fu inaugurato a Brindisi nel 1927, anno in cui divenne capoluogo di provincia, un meraviglioso polmone verde nel cuore della città. Ma nel 1954, nel pieno della politica distruttiva dell'amministrazione comunale dell'epoca, venne cancellato con una enorme colata di cemento per la costruzione degli uffici finanziari. L'edificio, progettato dal maestro del razionalismo italiano degli anni 30, Gaetano Minnucci, che a Brindisi ha pure realizzato il Collegio Navale Tommaseo, ha ospitato sino a pochi anni fa la sede del Ministero delle Finanze, Agenzia del Territorio. Fu costruito dal Provveditorato Regionale per le Opere Pubbliche. I circa 6.000 metri quadrati sono composti da quattro corpi di fabbrica giuntati e dislocati su un pendio. Dismessi da anni e invano posti in vendita dal Comune, gli edifici sono stati inseriti nel progetto, finanziato per 15 milioni di euro dal Ministero, per la rigenerazione del centro storico e la creazione di un nuovo complesso edilizio denominato Università di Brindisi, costituito da 5 edifici, tra cui appunto quello dell'ex Ministero delle Finanze. I palazzi necessitano di un'accurata ristrutturazione, il rifacimento degli impianti di climatizzazione negli uffici e nelle aule, la manutenzione delle facciate e delle coperture, l'eliminazione delle barriere architettoniche, la sostituzione degli infissi interni, delle porte e degli ascensori. Saranno creati i laboratori, la zona segreteria accoglienza, i servizi per gli studenti, copisteria, libreria e cartoleria, la biblioteca con aule studio, l'aula magna con capienza di 150 posti, le aule di diverse dimensioni e capienza e gli studi per i docenti. È previsto l'utilizzo di fonti energetiche rinnovabili come pannelli fotovoltaici e pannelli a energia solare per la produzione di acqua calda sanitaria, con la regolazione e il miglioramento del microclima locale. Ciò che resta del Parco della Rimembranza diventerà un giardino dove i ragazzi potranno studiare e consumare il loro pasto sul prato.